davvero se un bambino ha una famiglia che è completamente irregolare, ha difficoltà ad essere inserito, la legge non glielo consente, i presidi fanno da segnalano queste situazioni di irregolarità. No. Allora, intanto con i Rom, Bari ha un ottimo rapporto con i Rom, c'è un progetto pilota che rappresenta un'esperienza particolarmente avanzata, gli Apigia, e i bambini di quel campo vanno tutti a scuola. Ovviamente l'inserimento in una struttura scolastica comporta alcuni accorgimenti che vanno presi e che stanno dando comunque dei risultati positivi rispetto agli istituti scolastici coinvolti. Quello che è lo sforzo dell'ente locale è quello di andare incontro in tutti i modi ai genitori che ne fanno richiesta. Gli enti locali provano, insomma, a far sì che tutti i bambini possano avere diritto all'istruzione e all'inserimento sociale, poi ovviamente lasciandoli liberi anche di optare per altre soluzioni, per altri paesi, voglio dire, i nomadi comunque si contraddistinguono per la loro capacità di muoversi. Però ovviamente insomma non possiamo accettare l'idea che i bambini stiano per strada a chiedere l'elemosina. Peraltro in Puglia chiunque può farsi curare, chiunque può chiedere assistenza e inserimento scolastico. Non c'è nessun rischio di essere denunciati, soprattutto per i genitori, da parte di queste istituzioni.